compito del sindaco deve essere quello di avere una strategia, di avere una progettualità, di saper fare rete, di dare un'immagine ovviamente diversa di Napoli, perché qua sembra di dire una cosa banale, ma oggi le cose banali sono le cose più rivoluzionarie. Nel momento in cui tu liberi Napoli dalla spazzatura, non solo quella di strada, ma di varie forme di spazzatura che ci sono in questa città, e nel momento in cui dai un'immagine di Napoli diversa, lo è stato detto prima, l'ha detto Gemma, l'ha detto altri, nel momento in cui tu rilanci cultura, basta investire poco che hai un ritorno a livello di prodotto interno che è spaventoso. Scusatemi, ma pensiamo a come, a quello che accadde quando il presidente Ciampi decise di portare il G7 a Napoli, che mi pare che era all'epoca il presidente degli Stati Uniti era Clinton, con poche risorse pubbliche. Napoli ebbe un ritorno in termini di immagine, di turismo, di investimenti, di artigianato, di commercio, di bed and breakfast, di alberghi, di tassisti, è tutto, e di lavoro, ovviamente. E allora perché c'è questa logica del brutto, del chiuso, della metropolitana che chiude, di quello che chiude, di quello che ha spazzatura? Io credo che è una logica politico-affaristica, perché se la città si libera, se la città si apre, se la città cresce, se la città non ha vincoli, se la città ha tanta cultura, ha tanto lavoro libero. E se il lavoro è libero, chi controlla l'oligopolio del potere della spesa pubblica, che è un ceto politico trasversale che va d'accordo solo con alcuni prenditori, hanno finito, il loro potere è finito, non ne hanno più, perché siccome tra la gente non ne hanno più, perché se vanno in mezzo alla strada si devono nascondere e stanno arroccati, l'unico loro potere in una città in cui c'è poca libertà è quello di controllare la cassaforte e dare da mangiare a chi dicono loro, con i finanziamenti e quindi col lavoro che diventa ricatto, che diventa precario e che lo devono condizionare loro. Nel momento in cui noi abbiamo rotto questo sistema e liberato ogni forma di risorsa, da quelle pubbliche a quelle private che verranno, siccome gli imprenditori privati hanno una logica del profitto, ma la possono mettere anche a servizio di una cosa in cui credono, nell'interesse collettivo, noi lo dobbiamo sapere, ci sono degli imprenditori che amano questa città, ovviamente devi liberare, e nel momento in cui liberi queste risorse, sia quelle pubbliche che quelle private, il potere costituito dell'oligopolio, che va molto a braccetto anche, se ne parla poco, ma io insisto su questo, sulla camorra dei colletti bianchi, che sembra che non si vede, ma c'è, e di cui poco si parla in questa città, noi abbiamo creato le condizioni affinché cresca tutta la città, cresca la cultura, ci sia lavoro e ci sia sicurezza. La cultura è anche il principale antidoto all'insicurezza. La sicurezza di questa città non è il blindato in ogni angolo di strada. Io non vorrò mai vedere Napoli ridotta in quelle condizioni. Poi non c'è dubbio che ci deve stare la polizia municipale, le forze dell'ordine, ma la città è sicura se è una città viva. Lo si diceva prima, la città è sicura se tu puoi portare i bambini nelle strade, la città è sicura se il diversamente abile può uscire e non deve essere impossibilitato andare per strada perché tra le montagne di spazzatura, le macchine, le buche delle strade e quant'altro nemmeno in grado di viverla questa città. Una città è sicura se tu hai il trasporto pubblico fino a notte, una città è sicura se hai luoghi in cui incontrarti. Allora un altro impegno del sindaco, l'ho già detto, lo ripeto qua, dicono che non ci stanno soldi, ebbene allora ci sono 30.000 immobili di questo comune di Napoli buttati. Ci vorrà del tempo affinché diventino attivo da un punto di vista economico, ma sicuramente nell'immediatezza si può fare qualcosa, immediatamente, veramente nei primi 100 giorni, nei primi 3 mesi, nei primi 4 mesi, si prendono alcuni di questi immobili e li si cominciano a destinare. Se ci sono i dipendenti comunali per poterlo fare, bene, anzi benissimo. Se non ci sono, si fa quello che si è fatto, ad esempio, dopo il 1982 con la legge Rognoni-La Torre, con i beni confiscati e assegnati a Libera alle cooperative, si prendono i beni immobili, li si danno a cooperative di giovani, ad associazioni, a fondazioni, a centri culturali e fai fare la casa del teatro, la casa del cinema, la casa della musica, la casa delle donne, la casa dello studente, luoghi in cui si vive e in cui si fa cultura. Altri impegni, uno che è stato chiesto da Comella prima, che io ho già preso, non c'è dubbio, ma dico due cose per dare due dati simbolici, non perché ci siano solo questi due, l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici,
non c'è dubbio, è un impegno che io ho preso tra l'altro da sempre, non perché adesso siamo in campagna elettorale, è un pugno allo stomaco sapere che ci sono 50.000 libri buttati in una cantina e che ci siano luoghi della storia, della cultura, del ricordo e quindi del futuro, perché se noi interrompiamo la ricerca e l'innovazione abbiamo interrotto il futuro. Ma nel salutare e, come dire, nell'essere anche particolarmente emozionato e commosso della presenza del maestro De Simone, vorrei anche qui pubblicamente dire che credo che sia necessario che Napoli abbia al più presto un museo per le arti e le tradizioni popolari. Questa è una città che deve investire da un punto di vista culturale in questa direzione. Un'altra cosa collegata strettamente ai discorsi che stiamo facendo è quello della fuga dei cervelli, lo diceva prima la ricercatrice, e questo credo che sia uno dei drammi principali di questa città, il fatto che noi abbiamo tanti diplomati, tanti laureati, tanti specializzati che vanno via, e anche da questo punto di vista le occasioni sono enormi, non solo dal punto di vista della cultura, nel momento in cui noi puntiamo sulle eccellenze di questa città e quindi sulla cultura, sull'arte, sullo spettacolo e quant'altro, ma penso anche al fatto, lo accennava qualcuno prima, che a Napoli, da dopo l'Italsider, quindi da dopo l'industrializzazione degli anni 60, 50, 70, fino all'inizio degli anni 80, non c'è più una politica industriale. Allora anche da questo punto di vista, e secondo me cultura e classe operaia vanno molto bene insieme, ricordo le parole di Gerardo Marotta proprio qua Modernissimo quando mi esortò a dirmi non dimenticare la cultura e la classe operaia. Scusate, ma perché non è possibile fare in alcune aree della città, Bagnoli, ma citiamo anche Napoli Est, invece di pensare agli inceneritori o alle società per azioni come hanno fatto le amministrazioni consociative di centrosinistra e centrodestra, che ci lasciamo alle spalle, non si fanno dei grandi poli per la ricerca, l'innovazione, dei poli tecnologici, delle energie rinnovabili, ad esempio, dove investire anche le eccellenze migliori che vengono dall'università? E quante persone sanno che in aree di difficoltà della nostra città noi potremmo avere la defiscalizzazione delle zone franche, cioè noi potremmo ottenere investimenti di imprenditori senza pagare un euro di tasse? Questo è il tema. Un'altra cosa credo che sia importante in questa campagna elettorale per il futuro del governo di questa città, cercare di esaltare da parte del Comune di Napoli, di raccontare tutto il bello che arriva da quei luoghi che vengono considerati di degrado e di periferia. Guardate, io mi sono anche un po' stancato di questa Napoli in alcuni quartieri indicata solo del brutto. Cioè non è possibile che Chiaiano, nell'immaginario della città e non solo della città, sia solamente il luogo delle discariche. Cominciamo a dire che Chiaiano diventerà il luogo e il terminale del grande parco dell'area nord e dei Colli Aminei. Se pensiamo a Scampia, perché dobbiamo immaginarla e raccontarla a Napoli e fuori Napoli come se quello è il Bronx di questa città, e invece raccontare Scampia, i luoghi in cui sono stato ieri pomeriggio e ci stanno persone che fanno un lavoro straordinario sulle devianze, sulla neuropsichiatria infantile? Perché raccontare invece Scampia come il luogo della speranza che Cice Gaetano di Vari, oppure come ieri un bambino che mi ha consegnato una lettera dicendo che lui è orgoglioso del fatto che ha i genitori che stanno a Scampia, che sono voluti rimanere a Scampia e che gli consentono di fare lo scolare a Scampia e che lui vuole rimanere a Scampia? Cioè è compito del sindaco valorizzarle queste cose, raccontarle, altrimenti ne avremo sempre l'immagine del brutto. Anche qui io credo che consegnare un'immagine del bello credo che sia fondamentale. Un'altra cosa, perché c'erano state anche un paio di domande alle quali voglio rispondere, stai tra la gente, ho già detto, io sto tra la gente anche per un motivo molto semplice di sopravvivenza, siccome il potere l'ho avuto sempre contro,
Io le uniche persone che mi fanno sorridere, che mi fanno stare bene, mi danno la forza, sono le persone senza potere. Quindi se io non sono una gente, sono finito, perché nel momento in cui mi arrocco, mi tagliano la testa e sono finito, perché il potere è, me lo sono trovato sempre contro. La signora poi mi chiedeva il ballottaggio. È un problema che non mi pongo, signora, a chi mi rivolgo dei partiti, perché io in questa campagna elettorale, sin dall'inizio, nella speranza di vincere al primo turno e nella certezza comunque di vincere alla fine e di diventare sindaco, mi sono rivolto sempre ai miei concittadini e lo farò a maggior ragione qualora dovessi andare al ballottaggio. Mi sono caratterizzato in questa campagna elettorale come sindaco per Napoli, non perché non abbia le mie idee politiche, io ce l'ho da quando avevo 14 anni, le mie idee le ho sempre avute, sono molto salde, anche se a me piace molto il confronto e piace anche molto il conflitto sociale. Organizzai un convegno che fece un po' scandalo quando ero magistrato, magistratura e conflitti sociali. Io credo che un grande sindaco debba sapere mediare. Io sono molto contento che tra i miei sostenitori ci può stare quello che viene dalla borghesia o quello che viene dai centri sociali, quello che è operaio, quello che è piccolo imprenditore, quello che è preside, quello che è studente, quello che è disoccupato, perché compito di questo sindaco è mettere insieme ed esaltare quelle che possono sembrare le contraddizioni di questa città e invece la ricchezza di questa città. Così anche nell'eventuale ballottaggio io continuerò a fare questo. Io non mi sento sindaco di una parte del centro-sinistra, non mi sento sindaco di un partito, mi sento sindaco di questa città, perché le cose di cui stiamo parlando, oggi parliamo di cultura, ieri ho parlato di sanità, di ambiente, di giustizia, buche delle strade, non dovrebbero avere un colore politico. Cioè se parliamo di queste cose dovrebbero essere qualcosa nell'interesse pubblico e nell'interesse della collettività. Il sindaco ha le sue idee, io sono una persona di sinistra, lo sono sempre stato, ma nel momento in cui io valorizzerò ovviamente la cultura, io detterò le linee strategiche, metterò in rete le persone, avrò un assessore che capisce di cultura, avrò dei dirigenti che mi coadiuveranno e capiranno di cultura, mi aprirò a voi perché ho bisogno di voi, non vi illudete della logica della delega. Il sindaco lavorerà dalla mattina alla sera, ma il sindaco chiederà anche alla città di aiutarlo a governare questa città nell'ambito ognuno delle proprie competenze, ma non sarò mai un sindaco che dirò a te ti voglio bene perché la pensi come a me, a te non ti voglio bene perché hai un pensiero diverso dal mio. Io credo che fin quando ci sarà dialettica, confronto, libertà e anche conflitto sociale, vuol dire che c'è vita. Quando vi ricordate un po' di tempo fa ci fu quella polemica perché alcuni ragazzi, con l'intemperanza tipica dei ragazzi a Torino, brandendo diciamo le agende rosse di Paolo Borsellino, contestarono il Presidente del Senato Schifani, chiedendogli una domanda molto legittima. Presidente, ci dia conto di quello che si dice dei suoi legami con alcuni appartenenti alla mafia. Tutti si scandalizzarono perché fu una cosa che ruppe un congresso, mi pare, del Partito Democratico, non mi ricordo, e facevano grandi polemiche. Io sarò preoccupato il giorno in cui non ci sarà più un ragazzo che in Italia agiterà un'agenda rossa chiedendo conto al politico dei suoi rapporti personali. Quindi bene che questa città viva anche una stagione di crescita sotto il profilo culturale, una stagione di dissenso, poi è il compito di chi ha responsabilità politiche e istituzionali saper mediare, saper trovare un punto di equilibrio. Quindi io credo che posso rappresentare, voglio rappresentare e farò di tutto nel momento in cui sarò sindaco per essere un punto di riferimento e darò l'esempio. Non avrò bisogno dell'assessore alla legalità, darò l'esempio di che significa l'etica pubblica, di che significa lavorare tanto, di che significa raggiungere, cercare di raggiungere l'interesse collettivo, ma credo che noi abbiamo bisogno di un grande patto etico, ma anche economico, sociale, culturale, morale e politico in questa città. Cioè chiamare a Palazzo San Giacomo, aprendo porte e finestre, quindi aprendo alla città tutte le competenze come quelle di oggi per la cultura, perché io credo che la stagione della delega deve finire, noi dobbiamo avvicinare la politica tradizionale, quella tra virgolette cosiddetta di palazzo, con quell'altra parte straordinaria di politica che a me piace tanto incontrare nella vita, che è quella della cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa, che deve dare e può dare un contributo fondamentale ed eviterà che il sindaco rimarrà isolato.
perché le battaglie che noi porteremo avanti sono battaglie contro un sistema molto pericoloso, al quale ovviamente nei confronti del quale la battaglia sarà molto dura e sarà vincente e soprattutto duratura se accanto al sindaco, alla giunta, alle persone per bene che avranno luoghi di responsabilità e contro per bene, competenti e coraggiose, ci sarà un popolo che vigilerà, che sarà sia strumento di esortazione al sindaco e di aiuto nelle scelte, ma sarà anche la scorta del sindaco qualora il sistema dovesse cercare di fermare questa rivoluzione pacifica. Grazie.